Mi sta venendo un dubbio, mamma. Non è che arriviamo lì e le maestre non ci fanno entrare perché il braccio di Noemi magari gli puzza? Abbiamo dimenticato il tuo gesso a casa. Ma ormai è tardi. Dobbiamo andare. Ci siamo. Non c'è nessuno. Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo. Prima di cominciare questo video, che già avrete capito dalla copertina, vero? Iscrivetevi al canale Cavalleri Family e cliccate sulla campanella. Ricordatevi sempre di seguirci sul nostro secondo canale, Cavalleri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ragazzi, voi avete già cominciato la scuola, vero? Ci avete scritto proprio in tantissimi, sì. C'è una piccola di casa dei Cavalleri Family che invece ancora non ha cominciato la scuola. Secondo voi perché? 1. Perché è monella. 2. Perché a scuola non la vogliono più. 3. Perché aveva il gesso al braccio, poverina. E quindi non poteva andare all'asilo, non poteva. Vabbè, ma adesso ragazzi si è fatto tardi. Devo subito andare a svegliare Noemi. Sì, proprio lei, la nostra piccolina dei Cavalleri Family. E perché oggi è il suo primo giorno di scuola. Sì, allora a questo punto devo andarla a svegliare. Perché Aurora e la mamma sono di là. A Noemi non l'ho vista completamente. E cos'è questa cosa qui, ragazzi? Guardate qui, ragazzi! Cosa sta succedendo? Ma di chi è, secondo voi, questo? Non è il gesso di qualcuno? Tutte le scritte e gli autografi. È assurdo, ragazzi! È proprio il gesso di Noemi! Sarà qui in zona, proviamo a vedere nella sua stanza. No, ragazzi, non ci posso credere. La stanza è già tutta in ordine. E Noemi non c'è! Vediamo se è dentro il bagno. Qui no? Neanche, tutto buio. Mi sa proprio che... è qui! Ma scusa, mamma! Che c'è? Di là Noemi non c'è! Di qua Noemi non c'è, nei bagni non c'è, ma qui non c'è neanche, scusa! Ma è qui! È pronta già, papi! Ha fatto anche cadere il succo. Come ha fatto cadere il succo? Che vuol dire? Prima ha fatto vedere, ha rovesciato il succo qua. Ma veramente? Sì. Ma cosa stai combinando? Io mi vado a lavare i denti e adesso poi vado a scuola. E tu che hai fatto? Colazione? Sì, io vado a lavare i denti. Aspetta. Una cosa te la posso chiedere? Chi hai tu come maestra? Che tutti qui non lo sanno. Due, Stefania e Florina. Florinda, ma dove stai andando? Dove vai? A lavare i denti, vengo anche io a lavare i denti con voi. Andiamo. Ecco qui la piccola Noemi con la sua sorella maggiore Aurora. Bagni lo spazzolino. Ok, guardate che usa tutte e due le mani. La mano rotta qual era, Emi? Questo era il braccio rotto. Guardate che ancora non lo stende bene, hai visto? E adesso con l'altra mano vai, via. Guardate che con la testolina lei si muove. Guardate. 3, 2, 1, a go go. Apri la bocca. Vediamo che ti guardo. A go go, vediamo a go go lei. 3, 2, 1, a go go. Via, a go go. Ok ragazzi, sapete cosa faccio? Faccio delle domande alla mamma di Noemi, la mamma Claudia. Che guardate cosa fa, guardate. Cosa stai facendo? Cosa fa? Papi, è caduto tutto il succo. Siamo in ritardo, le cose succedono sempre tutte le mattine. Quando uno deve andare a scuola, cade il succo, merende. Vabbè, stai calma mamma, ti volevo fare delle domande belle, alzati un attimo. L'emozione di essere... finalmente, dopo 30 giorni in più, una mamma libera. Allora, io non lo so, non so provare questa gioia. Irreparabile! Veramente, era qualcosa che aspettavo da tantissimo tempo. Ma nel senso, ma cosa significa?
Ma cosa sta facendo? Ma cosa fa? Ma cosa fai? Volevo sapere se eri emozionata che Noemi cominciava la scuola. Ma certo, sono felicissima anche per lei, perché ci teneva tanto e da un sacco di tempo che mi chiede di tornare a scuola e ha dovuto aspettare, e oggi finalmente ricomincerà a fare un sacco di lavoretti, a usare la sua manina destra. Sono proprio contenta. Guardate, si sta provando le scarpe dell'asilo. Ecco. Com'è? Aspetta, mamma, scusami. Questo video, Noemi, mi sembra di averlo già fatto. Il primo giorno di scuola di Noemi. Sì, è vero, papi. 3 settimane fa, circa, è andato male. Fabri, ti ricordi? Sì, però non potevo entrare a scuola, ma oggi sì! Mi sta venendo un dubbio, mamma. Non è che arriviamo lì e le maestre non ci fanno entrare perché il braccio di Noemi magari gli puzza. Ma cosa c'entra? Papi, è probabile, anzi... Vai a prendere la crema che ho lasciato proprio nella sua stanza. Gli devo mettere la crema sul braccio, sennò poi puzza. Sbrigati. Vero. Vai a prendere la crema. Sì. È lì, guarda. È lì, l'ho messa proprio lì. Ragazzi, questa volta non ci devono fregare completamente. Noemi oggi entrerà a scuola? Non lo so. Scrivetelo giù nei commenti, vi prego, ragazzi. Anzi, facciamo così. Scrivete giù nei commenti: Noemi entrerà a scuola oppure Noemi non entrerà a scuola, ok? Allora, papi, ieri dopo la visita ci hanno detto che deve mettere un po' di crema per recuperare la pelle un pochettino morta del braccio, perché il braccio è stato soffocato dal gesso per tutto questo tempo. Cosa c'è, Auri? Cosa c'è? Io ho un biglietto per Noemi. Ah, sua sorella ha fatto il biglietto, vai! Ti voglio bene, mamma e papà e Noemi e Spizzi. Noemi. Noemi. Mamma, Aurora, Prizzi, papà, Salvo. Metti il tuo profumino. Metti il profumo, okay. Così nessuno puzzerà. Vai. Ok. Messo. Ok, mamma. Aspetta, papi, l'ultima cosa. Emi, prima di andare, gli esercizi. Se no vedono che il braccio non si piega. Ah, brava. Vero, vediamo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, stendilo tutto, amore. Crema messa anche in faccia. Siamo pronti. La Cavalieri Family per la seconda volta porterà a scuola a Noemi. Seguite questo vlog giornaliero di Noemi e vediamo se questa volta riusciremo a farla entrare in classe a festeggiare con i suoi compagnetti. Andiamo. Eccoci, direzione scuola con il nostro zainetto. Ma Emi, abbiamo dimenticato una cosa più importantissima invece. Abbiamo dimenticato il tuo gesso a casa. Ma ormai è tardi. Dobbiamo andare. Ma niente, domani io vado a scuola e posso. Glielo riportiamo domani? Sì. Speriamo che ti fanno entrare adesso. Non abbiamo più la testimonianza che non c'è il gesso. Forse riusciamo a entrare. Ciao. Tutti i tuoi compagnetti ci sono, Emi. Emi non parla perché è un po' emozionata. Guardate che sorriso, Wow! Ci sono un sacco di palloncini! Per te! Tutti per te li ho messi, mamma mia! Guarda che bello, Emi! Palloncini. Secondo me festeggerai oggi, sarà una bellissima giornata per te. Andiamo. Passiamo in mezzo, aiuto. Ci siamo. Non c'è nessuno, hanno chiuso, evviva! Ok ragazzi, Noemi è entrata, l'avete visto, felicissima, aspettava questo giorno da tantissimo tempo e ci rivediamo all'uscita perché sono proprio curiosa di vedere che cosa ha fatto e se l'hanno fatto anche la festa, perché io sapevo che dovevano organizzare qualche cosa per lei, quindi magari porterà a casa un po' di disegni e qualcosa che gli hanno preparato i suoi compagnetti, quindi ci vediamo all'uscita. Ecco, Noemi, io al contrario, come fai? Come è andata il primo giorno di scuola? Come è andata? Ma cosa stai facendo? Sei andata in aeroporto? Palloncini, c'è di tutto e di più. Ma dove sei andata in aeroporto? Fermati, ferma!
Dai, 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 dai! Che bello, ragazzi, guardate! Una giornata di festa per Noemi e adesso fa anche gli scivoli! Sì, 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 sì! Via! Dove vai? Dove vai? Niente, il suo preferito. Guardate, guardate come si arrampica. Le prime arrampicate di Noemi col braccio. Qual era il braccio, Emi? Già l'ho dimenticato. E voi, ragazzi, avete mai avuto il gesso al braccio e quando l'avete tolto vi siete arrampicati subito così come questa scimmia qui? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Nel frattempo è arrivata anche una sorpresa per Noemi. Vediamo che cosa sarà. Dov'è la tua sorpresa? Non manca qualcuno qui? Manca qualcuno, eh? I piedini di Emi si vedono. Vediamo se è arrivata la tua sorpresa. Abbuno, lo so, qualcuno manca qui, eh. Dai, forza, forza che siamo arrivati. Ma cosa stai facendo? Stai pescando? Non li strappare, questi li hanno messi per la tua festa. È arrivata tua sorella e tua mamma che ti vogliono abbracciare. Ma non è quella sorpresa. No, la sorpresa è più tardi. Ma adesso tua sorella Aurora e la mamma ti vogliono abbracciare. Ok, ok, siamo arrivati sotto casa, vero Emi? Cosa stiamo per fare? Uno scherzo alla mamma Aurora. E cosa faremo? Facciamoli saltare in aria. Scendiamo giù dalla macchina. Silenzio, silenzio. Dai, forza, forza, scendi. Aspetta, aspetta, vieni qua. Dove sono? Vieni qua dietro. Sì, dietro, vieni qui, vieni qui. Sei pronto? Vai, vai. Ah! Vi siete spaventati, eh? Siete arrivati all'improvviso. E allora, com'è andata? Bene! Ora andiamo a un evento, sicuramente ci saranno tante sorprese, no? Altre sorprese per voi oggi! Guarda, 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 guarda! Stanno confabulando. Ma che fanno? Comunque il primo giorno di scuola mamma è andato benissimo. Benissimo direi, super contenta. È entrata, si ritorna alla nostra normalità. Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Cavalieri Sisters e anche il canale Cavalieri Families. Ah, prima Cavalieri Sisters. Ormai basta, cioè capito, cioè prima loro giustamente, poi c'è il nostro. Non è che, cioè allora io, vabbè, vabbè, io vorrei ringraziare mia figlia che ci ha fatto la pubblicità. Ma ricordate, noi Family, no sisters, hai visto? Vabbè, che, non glielo faccio più. Vieni qua, vieni, vieni qua. Sisters, dove andate? Cavalieri Sisters, venite qua. Ragazzi, al prossimo video. Aspetta, aspetta, aspetta. Non te ne andare. Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti.